Signore e signori, buonasera, buon mercoledì sera, 29 di novembre. Partiamo con una notizia che ha sconvolto tutta la provincia di Parma nella giornata di ieri. L'omicidio di una donna ad opera del suo compagno nella zona di Sace. Ne abbiamo già parlato ieri nel telegiornale in cui c'era la nostra Daniela Bassi. Ne parliamo anche oggi con un servizio fatto dal nostro inviato a Salso Maggiore, che è anche il nostro lettore del telegiornale del fine settimana, Lorenzo Rosselli, che dal posto ha realizzato il servizio che vi proponiamo su questa orribile tragedia. Ha sconvolto la comunità di Salso Maggiore Terme e l'intera provincia di Parma la morte di Kumari Mena, donna indiana di 66 anni, che è stata violentemente uccisa dal marito connazionale nella giornata di ieri. Il tragico avvenimento ha avuto inizio nell'appartamento della coppia, in via Trento a Salso Maggiore, intorno alle ore 9 di mattina del 28 novembre. Per motivi ancora da chiarire, il marito della donna impugna una mazza da cricket, a quanto pare in presenza anche di alcuni familiari, e aggredisce la compagna. Ne segue un brutale pestaggio, e Kumari, nel tentativo di salvarsi, cerca di uscire di casa, urlando in cerca di aiuto mentre l'aggressione continua. È a quel punto che entra in azione Noemi Schiraldi, carabiniera di 31 anni, in quel momento fuori servizio, ma che abita nella via. Sentendo le urla, Noemi esce dalla propria abitazione, notando la porta di un appartamento aperta e il pestaggio in corso. In quel momento, Kumari è riversa a terra, mentre sta venendo colpita in volto senza pietà dal marito armato di mazza. La militare interviene, identificandosi con l'uomo e intimandogli di buttare via l'arma, poi chiama il 118 nel mentre che cerca di prestare il primo soccorso alla donna, ormai in un lago di sangue. All'arrivo dei soccorsi non c'è però nulla da fare. La donna viene dichiarata morta al reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore, dove era stata trasportata. Intervistata, la militare Noemi Schiraldi ha espresso tutto il suo rammarico per non essere riuscita ad evitare il peggio, nonostante la prontezza e l'abnegazione che ha dimostrato. Anche il sindaco di Salso Maggiore, Luca Musiletanzi, ha speso qualche parola sul drammatico avvenimento, evidenziando come la violenza domestica sia un male intollerabile, contro cui dobbiamo tutti batterci e lavorare per estirparla. Ha invitato poi ad essere vigili e intervenire al primo segnale di pericolo, ringraziando la carabiniera Schiraldi per il suo servizio ed il suo coraggio. Una vicenda tragica che avviene a poche settimane di distanza da un altro caso di femminicidio che ha sconvolto e fatto discutere l'intera nazione, quello ormai noto di Giulia Cecchettin. Un monito cerca il fatto che abbiamo ancora una lunga strada da percorrere come collettività prima di poter eliminare un cancro che si insinua nelle pieghe del nostro tessuto sociale. Un tema importante dibattuto in questo periodo è il tema dei femminicidi con diverse teorie. L'importante è che si cerchi di capire scientificamente, in maniera corretta e non ideologicamente orientata, le cause di questa tragedia per poter dare soluzioni effettive e reali a questo problema. Andiamo avanti con il prossimo servizio. Parliamo a 30 giorni di distanza ancora del maltempo che ha colpito il nostro territorio circa 30 giorni fa, il 30 ottobre scorso. Ne parliamo perché nei giorni scorsi un cittadino dell'Alta Valtaro, ma anche consigliere comunale di Borgotaro, ha portato in rilievo l'importanza del presidio ospedaliero di Borgo Valditario in quell'occasione, quando le vie di comunicazione sono in difficoltà e quando anche il soccorso, come in tante occasioni capita, non può volare per il maltempo per la notte e per altri motivi, avere un ospedale vicino è determinante, peraltro, un ospedale che può lavorare su diverse regioni. Vediamo l'intervista che ci ha rilasciato Fabio Del Grosso. La situazione creatasi durante gli eventi alluvionali delle ultime settimane, che ha colpito anche la nostra valle e che ha determinato la chiusura di strade di importanza vitale e anche dell'autostrada A15, ha evidenziato ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, sull'importanza determinante dell'ospedale Santa Maria di Borgo Valditaro per la popolazione delle valli del Taro e del Ceno e delle valli limitrofi. Mi spiego meglio. Durante quegli eventi emergenziali abbiamo assistito a una frana lungo la strada statale numero 586 della Valle dell'Aveto, che a valle di Rezzo Aglio ha interrotto di fatto fisicamente la circolazione tra quella parte di Val d'Aveto, quindi quella parte di Liguria, e il resto della Liguria, e quindi anche la possibilità da parte della popolazione locale di recarsi agli ospedali di competenza lungo la riviera, uno di questi Lavagna. Dobbiamo ribadire che anche in condizioni di normalità
La distanza dall'ospedale di Borgottaro alla Valdaveto risulta inferiore rispetto all'ospedale di Lavagna e quindi la popolazione sceglie spesso e volentieri l'ospedale di Borgottaro come luogo di cure perché asseriscono che le cure qui vengono erogate in maniera qualitativamente migliore e con una maggiore umanità. Durante queste ore di emergenza veniva a mancare un altro prezioso servizio che svolge un ruolo fondamentale nel soccorso. Infatti, a causa delle condizioni meteorologiche, non poteva volare l'elisoccorso. Di conseguenza, noi operatori sanitari ci siamo resi conto che vi erano in queste giornate degli allungamenti vistosi dei tempi di percorrenza verso gli ospedali di riferimento. Devo dire che già normalmente i tempi di percorrenza verso questi ospedali sono notevoli, perché ci vogliono 60 minuti per arrivare all'ospedale di Parma e 80 minuti per arrivare, se non di più, per arrivare all'ospedale di Fidenza e Vaio. E questi percorsi voglio ricordare che non sono scevri da pericoli, come ben sappiamo, che questi pericoli aumentano in condizioni meteorologiche avverse, sicuramente. Quindi io, come in qualità di consigliere comunale di opposizione, di minoranza, insieme al mio gruppo di minoranza, abbiamo proposto una mozione sulla sanità alla attuale maggioranza, dove chiediamo garanzie, che ci siano maggiori garanzie per il mantenimento e lo sviluppo dell'ospedale di Borgottaro, dato il ruolo molto importante che svolge, che si sono evidenziate anche in questi frangenti, che svolge quindi non solo per la popolazione della Valtara e della Valceno, ma anche per la popolazione della vicina Liguria e per la popolazione della vicina regione Toscana. Abbiamo seguito tutta la dinamica dell'alluvione di 30 giorni fa con i due ponti caduti e c'è una terza vittima, molto probabilmente del maltempo di 30 giorni fa, la passerella pedonale che collega Compiano alla frazione di Isola ed è stato deciso dalle amministrazioni comunali di Bedogna e di Compiano di chiuderla proprio nella giornata di oggi in quanto, come vedete dalle immagini, è a rischio di crollo. Probabilmente una chiusura che non permetterà mai più a questo attraversamento pedonale di riaprire perché le condizioni di stabilità sono davvero gravi, ma soprattutto perché il percorso è quello della necessità di comprendere che i costi sarebbero troppo importanti, tenendo conto che a breve distanza c'è un ponte che collega le due parti. La passerella pedonale, peraltro, era un ponte importante un tempo perché un tempo ci si passava anche in senso unico alternato con le automobili e poi dopo con il nuovo ponte è stata abbandonata. Un ponte che peraltro aveva subito già un altro crollo diverso tempo fa. E adesso veniamo al ricordo di Giuseppe Ollari, un'altra colonna portante della storia e del volontariato di Fornovo è venuta a mancare, ci ha lasciato nella notte tra lunedì e martedì. Una persona importante, molto apprezzata, è stato per anni presidente del complesso bandistico fornovese e poi della Proloco. Al suo abbandono per motivi di salute era comunque stato insignito del titolo di presidente emerito della Proloco di Fornovo. È stato lui, peraltro, a trasformare questa realtà in una realtà conosciuta in tutto il Parmense ed anche oltre, con tanti eventi anche in giro per il mondo. Ma anche dopo, come dicevamo, ha continuato il suo mandato e ha contribuito a far sì che questa associazione rimanesse una realtà importante. Peraltro è stato anche uno dei protagonisti, l'abbiamo visto pochi giorni fa, in occasione dell'evento Vigni di Vignaioli, nel fine periodo di ottobre, primi di novembre. Oltre a questo era fortemente impegnato anche nelle attività di volontariato e di animazione del suo paese, la Salita. Infatti per un breve periodo di tempo nel cartello di indicazione di questa frazione di Fornovo c'era scritto il paese natale di Olli, proprio in memoria, in ricordo di lui, anche se lui ovviamente era ancora in vita. Quindi una persona importante che per la salita anche ha dato vita a una festa molto apprezzata, la festa della Volpagana, la festa di cui vedete peraltro le immagini qua sotto, la festa in cui l'abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Giuseppe Ollari non ha mai fatto mistero delle sue simpatie politiche, era convintamente di sinistra fin dai tempi del Partito dei Comunista e ha continuato a sostenere amministrazioni di sinistra e centrosinistra anche quando erano all'opposizione. Capace di una buona analisi della situazione politica del paese, riusciva quasi sempre a far eleggere un suo delfino in consiglio comunale.
Giuseppe è stato salutato ieri sera da tantissime persone a Rosario e ancora di più, una chiesa completamente aggrinita oggi pomeriggio alle 15, sempre a Fornovo. Un grandissimo cuore in un carattere burbero, ma comunque simpatico. A tracciarlo bene come figura è stato anche il parroco durante l'omelia. Don Matteo, infatti, ha spiegato, riportando le parole delle tante persone che gli hanno parlato di lui, e questo suo vivere per gli altri ha permesso di essere un protagonista di questa comunità e di unire nella stessa chiesa persone che erano politicamente molto distanti per onorare la sua memoria. La marcia funebre del complesso bandistico fornovese e un lungo applauso l'hanno salutato al suo lasciar per ultima volta. La piazza 4 novembre, in cui in tante occasioni all'interno degli uffici della Proloco ha organizzato eventi e attività per il paese. Un ringraziamento a tutti i miei collaboratori che senza di loro non avremmo mai potuto fare questo evento. Questo è un parco ricavato grazie anche all'autorizzazione dei privati. È un bel parco, c'è fresco anche quando c'è molto caldo e la gente viene volentieri. Grazie in tutti questi anni di tutti quelli coloro che hanno partecipato e speriamo che qualcuno raccolga il mio testimone continui negli anni. Ora andiamo a Compiano, dove abbiamo modo di vedere la continuazione dei lavori di demolizione dell'edificio per poter creare il nuovo polo dell'infanzia per il comune dell'Alta Valtara con il servizio del nostro Claudio Bertani. Agostino, buongiorno. Tu sei il Buongiorno. capocantiere qua Sì, della ricostruzione della scuola di Isola. Come esatto. stanno andando i lavori? Tutto bene, procedono. Adesso in questa fase stiamo selezionando il materiale da dividere per lo smaltimento. Anche perché oggi ci sono ancora i ragazzi a scuola, i bambini, quindi nel pomeriggio continueremo La le operazioni demolizione. di demolizione che abbiamo fatto nella giornata di sabato e domenica proprio per non Quando non creare c'erano i bambini. disagi ai bambini, agli insegnanti che devono lavorare anche loro. Quindi pomeriggio continueremo, se resta qualcosa verrà fatta poi giovedì pomeriggio quando sarà chiusa. Non ci saranno i bambini. Esatto. E poi piano piano iniziamo con lo smancamento. Il nostro obiettivo è prima dell'8 dicembre di aver fatto già lo smancamento a quota e cominciare il riempimento per la fondazione. E poi E i procediamo. conti col tempo come li farete? Quello non si può Quello è un sapere. imprevisto. Ieri faceva un po' d'acqua, abbiamo continuato lo stesso a lavorare. Certo, se poi ho visto il telegiornale dove dice che settimana prossima probabilmente ci sarà neve, quindi poi vediamo. Possiamo fare un cronoprogramma piccolo, perché il tempo è sempre l'imprevisto. E fine lavori per quando è previsto? Il fine lavori è previsto Sarebbe previsto sarebbe previsto per settembre nel prossimo anno. di quest'anno, del prossimo anno, però vediamo, speriamo di riuscire a rispettare le tempistiche. Adesso stiamo facendo il nostro meglio per recuperare il tempo un attimino che si era perso prima. Il nostro obiettivo è per la fine di gennaio di aver tirato su almeno la struttura. Quindi, e poi vediamo. Bene, grazie. Grazie a te, grazie. Adesso scendiamo a valle, andiamo a Vedesano con un servizio che ci porta presso la Sala Civica Romano Gandolfi, dove si è tenuta una serata divulgativa sull'importanza del suolo e perché sia insostituibile. L'intervista è a Carlo Quintelli del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, Territorio e Architettura dell'Università di Parma. Cosa intendiamo per Food Valley? Reggio e Modena supereranno Parma? Queste le domande che ha posto del nostro Cesare Groppi che ha realizzato il servizio. La questione della Food Valley è una questione che interessa Parma, il suo territorio, ma è una questione che investe un po' tutta l'Emilia occidentale. Quindi sicuramente i nostri vicini di Reggio Emilia, di Modena, in parte anche Piacenza, ovviamente. Quindi il tema è quali di questi territori sarà più in grado, più capace di fare una politica di salvaguardia del proprio territorio in coerenza con la cultura del cibo, che vuol dire cultura dell'ambiente. Vuol dire cultura delle corrette modalità insediative,
vuol dire cultura dell'innovazione, vuol dire cultura di una imprenditoria adeguata alle condizioni di contesto, che sono appunto quelle che guardano al mondo dell'alimentare, che è un mondo della genuinità, che è un mondo, ma che è anche un mondo della ricerca. Non c'è solo tradizione, c'è innovazione. Ecco, sono tutti elementi che devono essere portati su un piano di coerenza di progetto, che non può contemplare delle contraddizioni, quali possono essere quelle di un utilizzo indiscriminato del suolo. La logistica in particolare è uno dei grandi temi che vanno visti con grande attenzione, grande precauzione. Non è un caso che i territori di Reggio Emilia e Modena abbiano deciso di limitare fortissimamente l'insediamento logistico, e così altri temi, le infrastrutture, l'insediamento indiscriminato, il caso particolare dell'aeroporto, che insomma credo possa essere anch'esso un elemento in forte contraddizione con un'idea di Food Valley che è un'idea anche brand, è un'idea anche di immagine, di reputazione. Quindi noi abbiamo un grandissimo valore sotto i nostri piedi, che è il suolo e tutto quello che abbiamo costruito dall'età romana in avanti, insomma, no? Questo grande palinsesto. E oggi abbiamo una responsabilità fondamentale non solo nel riuscire a conservarlo, ma innovarlo attraverso delle pratiche compatibili con la tradizione stessa. Ecco, questa è una cosa che richiede competenza, richiede cultura e richiede anche grande partecipazione, come in questo caso ad esempio a Medesano state dimostrando. Tanto dobbiamo imparare qualcosa dai romani e da come sono riusciti a dare forma a questo territorio attraverso un processo estremamente razionale, e poi naturalmente in una fase più moderna, quindi entriamo nella fase 5-600esca, queste grandi famiglie che hanno caratterizzato il Ducato di Parma hanno dimostrato una grande capacità di progetto, ad esempio nel rapporto tra città e campagna, nel regime delle acque, nelle modalità attraverso cui si praticavano delle attrezzature produttive, allora estremamente all'avanguardia, se vogliamo porle, però in una logica di contesto, di valorizzazione complessiva di città e territorio, a cui dovremmo guardare anche noi con una certa attenzione, ovviamente 500 anni dopo. Ora andiamo a Vore, in Valceno, meglio in Valcenedola, il piccolo torrente che è da affluente, fa da affluente al fiume Ceno, con qualche scatto della cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli. Un grande onore per il Comune di Vore e per l'amministrazione conferire questo importante riconoscimento ed ospitare nel nostro territorio la presenza dell'esercito. Grazie a tutte le autorità che sono intervenute e la cittadinanza per aver partecipato a questo evento. Questo è il post e il commento del sindaco Diego Giusti. E sempre dalla Valcena una bellissima immagine della serata valcenese con questa foto da Contile di Danny Tivaldi. Andiamo a Collecchio per ricordare un appuntamento importante questa sera, c'è l'Intenso Festival. All'interno di questa rassegna ci sarà questa sera alle 20.45 una tombolata di beneficenza per gli amici preziosi e volontari del soccorso dell'assistenza volontaria di Collecchio. Il nostro telegiornale dedicato alle notizie termina qui, ma vi ricordo che subito dopo la pubblicità c'è un altro telegiornale dedicato alle curiosità e allo sport. Ristorante Pizzeria Valceno, con servizio bar, gelateria e tabaccheria, in strada provinciale per bar di 136 a Varano de' Melegari. Cucina tipica emiliana, pizza con forno a legna anche da asporto. Ristorante Pizzeria Valceno. Cambiano le stagioni, ma non cambiano i prezzi. Da Baudassi, sempre prezzi bassi. A Borgo Valditaro, friggitrice ad aria Ferrari, 5 litri di capienza a 125 euro. Spremi agrumi elettrico Feritalia a 12,90 euro. Forno microonde con grill Girmi, 119 euro. Stufa elettrica 2000 watt ad euro 18,90. Soffiatore a batteria Squarna, completo di caricatore e batteria a 329 euro naturalmente. Scaldasonno matrimoniale elettrico a 49 euro. È inutile dire, da Baudassi i prezzi sono bassi. Mora Noleggi a Fornavo Taro, piattaforme aeree, gru e tanto altro. Telefono 0525 22 34.
antica bottega del parmigiano di Belloni e Boccacci, filiera bio dal produttore al consumatore. Troverete il parmigiano reggiano di montagna bio e altri prodotti, dalla caciotta alla carne, agrigelato, budino al cioccolato, latte pastorizzato, panna cotta, ricotta, stracchino, yogurt soft, burro, miele e marmellate. Tutto bio. Punti vendita, località Gerra Celle 34 e in piazza Marconi 4 a Bardi, ai piedi del castello. È evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgo Taro in via Coridoni 38. Ne combiniamo di tutti i colori, ma solo con il tintometro. Da tutto Casa Varsi, Casalinghi e Ferramenta continua anche la promozione sulle stufe a pelle e legna. Gas Sales, gas metano ed energia elettrica per la tua casa e la tua azienda. Con Gas Sales scegli la certezza di un fornitore serio che qui nasce, vive e fa crescere ogni giorno insieme a te il tuo territorio. Letture effettive, risparmio certo, uffici di zona. Gas Sales, tutto il buono del mercato libero. Elettrotaro Fornovo, frigoriferi design anni 50, vasta gamma di elettrodomestici, televisori e prodotti tecnologici di ultima generazione. A Fornovo di Taro, in via Nazionale 127. E come di concetto il secondo telegiornale inizia con la curiosità principale, che è quella relativa alla programmazione di questa sera. Intanto un appuntamento con le interviste dal territorio, con in questo caso l'intervista a Maria Pia Garavaglia, che abbiamo realizzato in occasione di una venuta sua sull'Alta Valtaro, nella zona di Albareto, per l'inaugurazione di un monumento a un partigiano cristiano caduto durante la Seconda Guerra Mondiale. E le chiediamo tante cose. Maria Pia Garavaglia è stata sia presidente della Croce Rossa Italiana, vicepresidente della quella internazionale e anche ministro della Sanità diversi anni fa. Ed ora andiamo a vedere la prima notizia, la prima curiosità di oggi, che riguarda lo sport, un appuntamento in ricordo di due amanti del cesto, due cestisti scomparsi tempo fa, prematuramente. Domenica mattina al Pallaraschi di Borgo Taro ci siamo incontrati con l'ex formazione degli amatori, la Valtarese, formazione che riuniva ragazzi di Borgo Taro, di Parma, di Pontremoli, di Fidenza e che giocavano solo per il piacere di stare assieme, per ricordare due grandi amici, due grandi compagni, ma soprattutto due splendide persone, sono Claudio Dallara e Michele Bozzi. Claudio avrebbe compiuto gli anni proprio il 18 novembre. Ci è sembrato giusto avvicinare questa data e riprendere quello che era la tradizione che avevamo negli anni pre-Covid di disputare un campionato amatoriale assieme per cercare di portare avanti la nostra passione per la pallacanestro. È nata così in maniera molto spontanea e alla fine ci siamo ritrovati con oltre 30 persone a giocare un'amichevole, molto molto amichevole, ma che era condita e soprattutto era voluta per ricordare sia Claudio che Michele, che hanno giocato con noi per tantissimi anni. Da sottolineare la partecipazione di tanti ragazzi da fuori Borgo Taro che hanno voluto così testimoniare la loro vicinanza e la loro il loro affetto nei confronti di questi nostri due amici scomparsi prematuramente. Cercheremo di dare sempre continuità a questi nostri, a queste nostre revival, ma soprattutto abbiamo deciso che dall'anno prossimo torneremo in campo con la formazione amatori della Valtarese per cercare di tenere alto lo spirito e soprattutto per ricordare non solo la passione di questi due ragazzi, ma anche la voglia che avevano di stare assieme, di divertirsi giocando e soprattutto poi dopo sedendosi attorno a un tavolo per ricordare i vecchi tempi. Grande emozione avere anche il presidente Cucchi. Ci vuoi raccontare un po' la tua esperienza degli anni scorsi col CSKA e l'emozione di essere qua oggi nel ricordo degli amici? Sicuramente è una bellissima occasione per ricordare
due persone, due ragazzi speciali che ricordiamo sempre anche nelle quotidianità, che hanno lasciato veramente un'impronta molto profonda in tutti noi. Un saluto a coach Cavalieri, grande felicità averlo qua oggi. Vuoi spiegare come è andato il tuo percorso con la CSKA nel periodo in cui eri, diciamo, fermo con la tua attività da coach e il contributo che hai dato per rilanciare la stagione? Io ho fatto poco, ho lavorato su quello che era già il tasso tecnico elevatissimo di quella squadra, è bastato soltanto dare due o tre consigli e lì poi sono arrivate due vittorie importanti in trasferta che ha portato alla vittoria di Novellara e di Reggio Emilia. Sì, quello. Andrea, grazie a lui devo dire che in questi anni questo gruppo di amici si è potuto riunire. Ci vuoi dire qualcosa rispetto alla giornata di oggi? Prima di tutto grazie per la carica istituzionale, che non so da chi provenga questo appellativo di presidente. Devo dire che anche oggi purtroppo ci si vede solo una volta all'anno, ma è giusto ricordo di due grandi amici che non sono più, Michele e Claudio, hanno sempre... Grande presidente! No, hanno sempre molta presa su tutti, infatti anche oggi siamo numerosi. E poi dopo la partita di pallacanestro, partita insomma, direi che è un po' eccessivo chiamarla partita, a pranzo per ricordare i vecchi tempi, ricordando due grandi amici. Una breve fatto notizia, l'immagine che vedete è quella della consegna delle medaglie al valore atletico del CONI, che è stata ospitata questa premiazione nell'Accademia Militare di Modena. Erano presenti anche le ragazze della regione facenti parte della nazionale Under 15 di softball che hanno partecipato ai mondiali di Tokyo. Tra di esse anche la collechiese Federica Forlani dell'US Giovanile Collecchio Softball, quindi complimenti all'atleta di Collecchio. E finiamo con il meteo, un breve accenno, per chi ha preso l'autostrada avrà visto che mette neve questa sera e domani lungo la tratta dalla 1 fino a Berceto, sembra che però non sia così, ma vedremo, le previsioni dicono che non sarà neve ma sarà pioggia perché le temperature assieme all'arrivo dell'acqua dovrebbero alzarsi. Da alcune notizie sembra che però la neve potrebbe arrivare tra qualche giorno, tra lunedì e martedì prossimo, anche con nevicate interessanti per il nostro territorio. Vedremo se sarà così e poi vedremo se effettivamente questa sera ci avrà preso l'indicatore della A15 oppure invece il meteo. Grazie per l'attenzione che ci avete concesso anche questa sera. L'appuntamento, come di consueto, con noi è per la prossima appuntamento con le informazioni locali domani sera ore 19, canale 89. Buona serata e buona continuazione di settimana a tutti.